di l'arancia. Peccato che non l'abbiate potuta sentire, ma guardate, lo sicuro era una figata. Va bene, tentiamo di andare avanti lo stesso, anche se sarà difficilissimo. Che fai, ti ci pensi, Rex? Ma noi non volevamo mancare di rispetto innanzitutto alla tristezza, perché la tristezza è un sentimento che va rispettato, però ragazzi, Mangone ha detto... Bisogna pensare a qualcosa, qualcosa di preoccupante, qualcosa che ti fa passare dell'allegria. Ce l'ho. A Zattangelo, esatto. Del personaggio più sottovalutato in assoluto nella storia dell'uomo, cioè l'eroe, diciamo, di questi anni zero. Tutti voi chiaramente sapete quali sono gli anni zero, quindi è inutile che vi dica a che periodo sto riferendomi. Quanti sanno esattamente cosa sono gli anni zero? Scusate, alzate la mano solo per fare un test personale. Tutti parlano degli anni zero, non lo sapevo. Gli anni che vanno dal 2000 al 2009 o dal 2001 al 2010, adesso mi ricordo. Chi è che pensa che gli anni zero vadano dal 2000 al 2009, scusate? Ma mica tutti, grazie. Chi pensa che vadano dal 2001 al 2010? Quindi siamo ancora negli anni zero. Chi non sa, non dice. Ah! Ecco perché. Sono sempre la maggioranza. Scusate, io però ho fatto tutta una mia idea, pensavo che gli anni zero fossero il 1000, il 2000. Chi è che pensa che gli anni zero siano il 1000? Il 1000, il 2000? Ah! Vabbè, vabbè. Allora facciamo, cantiamo una canzone che parla del protagonista di questi ultimi anni. Sto pensando ancora alla battuta del Mangone del 2015 sull'Expo del 2015. Tra l'altro il 2015 di che anni farà parte? Negli anni 1, 10. Io non capisco più. Allora cantiamo questa canzone che parla dell'uomo più sottovalutato. Intanto scopro che ci sono dei portoghesi, ma non avete neanche 15 euro per fare il concerto migliore dell'anno.